Siamo con Marcello Dipp al termine della vittoriosa gara della Roma Gas & Power, potremmo dire poker anche, visto su 4 partite, 4 vittorie, questa sicuramente è la gara più difficile, ci sapeva, contro Palestrina. Marcello, avversario che comunque tu già conoscevi naturalmente di nome, anche se scherzato giocano a 2, che partita è stata? Partita tirata per ampi versi, anche nervosa, combattuta, molte discussioni, molti falli, ma alla fine l'Eurobasket ha vinto di quasi 20 lunghezze. Sì, certamente è stata una partita difficilissima, lo sapevamo da 2 settimane che stiamo pensando a questa partita e ci stiamo allenando, però siamo riusciti, siamo un gruppo eccezionale, ci saranno momenti difficili, noi stiamo lavorando per che quando arrivano questi momenti difficili saper prendere le decisioni giuste. Per ora non stanno arrivando, la squadra palestrina è una delle squadre più forti del campionato, sicuramente lotterà per il campionato come noi. Noi avevamo questo obiettivo, adesso non ci pensiamo, però è stata una partita durissima con del pubblico pazzesco, bellissimo giocare in un palazzetto così e veramente bisogna ringraziare la società che ha portato tutta questa gente per tifare per noi e poi noi ci abbiamo messo del nostro, lo abbiamo messo in difficoltà, però loro sicuramente sono una squadra temibile, molto. Marcello, a questo punto primi in classifica anche fa freddo, che si diverte con Marcello Dipp, ma è giusto se è così. Marcello, dicevamo, primi in classifica, probabilmente con Palermo che gioca a casa del Capodanzaro, ma questo adesso è relativo. L'importante appunto l'autostima, la fiducia di questa partita e la quarta partita, anche se certo, prima vera partita, sotto i 60 punti in difesa. E questo forse uno dei tanti dati, la forza, che possiamo dire, la forza, la difesa, oppure qualcos'altro che tu vuoi aggiungere oltre i tanti numeri che stiamo vedendo di queste prime partite? Beh, assolutamente, la forza difensiva della nostra squadra, sicuramente siamo grossi, siamo consapevoli, abbiamo gente molto esperta, un mix di giovani fantastici che danno il massimo, e questo è il bello, un staff pazzesco, che stanno tutti vicino alla squadra. Poi non ti posso elencare le cose che facciamo in settimana e tutto, però sicuramente queste sono le due cose, il gruppo, e questa è la miglior cosa che c'è, perché quando arriveranno i momenti difficili, più compatti stiamo, meglio è, che sicuramente arriveranno i momenti difficili, speriamo di no. Però adesso pronti per pensare già alla prossima settimana a Palermo, con un altro squadrone. Infatti riposarci, lavorare bene questa settimana come stiamo facendo. E saranno tutte le partite così. Ormai in questi anni non ci sono più partite facili, vai a giocare in campi difficilissimi. Quindi speriamo bene per il gruppo, che più si vince, più stiamo bene, più veniamo in palestra contenti, felici di lavorare, anche se perdiamo veniamo uguali perché è il nostro lavoro, così che adesso godiamoci queste 4 vittorie e continuiamo a lavorare, umile come sempre.